Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare della mia scelta di allenarmi da autodidatta. Prima però iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina così se c'è un nuovo video non ve lo perdete. Dunque, tornando al video, io non è che ho scelto di allenarmi da autodidatta per questione di orgoglio. Dire no, io non me ne voglio far niente delle palestre, mi voglio allenare da sola, assolutamente no, perché io le palestre, ragazzi, le ho girate, non è che non le ho girate. Quando avevo 3 anni, praticamente i miei mi avevano iscritto in una palestra a fare o ginnastica ritmica o danza classica. E praticamente il primo giorno c'era questa allenatrice un po' dura, molto dura, che a me personalmente, a me le persone che sono dure non piacciono, cioè a me fanno stare male. Io per rendere la persona che mi segue deve essere dolce e sensibile, non deve essere dura. Cioè, perché tradire, mettiamo, che ne so, faccio un esempio, sembri un sacco di patate o dire guarda, metti il piede così, che vedi che migliori, c'è una bella differenza. E io giustamente non ci volevo stare più in quella palestra, infatti me ne sono andata. Poi 8 anni. I miei mi avevano iscritto a pallacanestro in un'altra palestra e praticamente gli allenatori non mi facevano mai giocare a pallacanestro perché avevo un problema. Se problema si può chiamare, perché per me non è un problema, perché io mi piaccio così come sono. Il problema è la mia altezza, perché sono alta 150 cm, certo a quei tempi avevo 8 anni, ero più bassa, però comunque ero sotto la media, diciamo così. Però io penso che quando si gioca a queste cose, secondo me il fisico non è importante, perché che te ne devi fare dei centimetri in più se non hai una mira, se non hai una buona mira, che te ne devi fare? È meglio essere più bassi e magari fare canestro che essere alti e sbagliare, perché ci sono un sacco di persone alte che a pallacanestro non sanno giocare. Infatti io, quando quelle poche volte che mi facevano provare qualche tiro, io segnavo sempre. Però nonostante tutto c'erano un sacco di pregiudizi. Infatti tipo dopo un anno, non mi ricordo quanto tempo, me ne sono andata. Dopodiché a scuola, non dirò se medie superiori, non lo dirò, non mi va di dirlo perché altrimenti poi se mi vedono, se ci sono certe persone che vedono sto video, che si riconoscono in quel video, meglio di no, meglio evitare. Quindi diciamo medio superiori. C'era appunto un corso da fare a scuola, facoltativo di pomeriggio, cioè erano balli di coppia. Sinceramente, siccome sapete che a me piace ballare, ho detto voglio partecipare anch'io. Perché no? Sono andata dalla professoressa e questa qua praticamente mi ha fatto le storie che dice è quello che vorrebbero tutte le donne, però senza un compagno non puoi partecipare. E io ci rimasi malissimo. Malissimo perché per me era un'opportunità e quindi ci rimasi malissimo. Una psicologa, perché a scuola c'era anche una psicologa che mi ha visto stare così male. Mi ha chiesto che cosa avevo fatto, gli ho spiegato la situazione. Questa qua dice: ma qual è il problema? Se non hai un compagno, ci penso io. Te lo trovo io. Pure perché, ragazzi, io sono sempre stata una ragazza molto timida, però soprattutto a scuola ero la timidezza fatta persona. Quindi io non avrei mai trovato un compagno perché ero molto timida, facevo fatica a socializzare con gli altri. E questo è sempre stato visto come un problema, come un peso, ma io dico che non è così. Perché ognuno è perfetto così com'è e non vedo perché bisogna sempre fare quello che la massa dice. Quindi se la massa dice così, deve essere per forza così, perché non ci può stare diversità. E va bene. Allora, dopo un po' è successo che arriva questa
psicologa che mi aveva trovato il compagno, tutta contenta che potevo partecipare e tutto quanto. E vabbè, ho partecipato a questo corso. Andando a questo corso mi sono resa conto che il fatto di non avere un compagno era tutta una scusa, perché parecchie ragazze che erano nella stessa mia situazione si sono accoppiate proprio lì. E oltretutto c'erano più femmine che uomini, quindi in teoria non era assolutamente vero che ci voleva un compagno, era tutta una scusa per non farmi partecipare a me. Vabbè, io ci sono andata. Lì c'erano dei maestri professionisti, diciamo così, che venivano da una palestra molto, diciamo, più professionale rispetto a quella della scuola. Praticamente io ho fatto coppia anche con un maestro, col maestro appunto di ballo, che si complimentò con me. Dopo un po' io cambiai compagno perché lì si faceva a turno e praticamente la professoressa, diciamo proprio mia, disse praticamente che io dovevo fare soltanto i passi base perché non avevo capito. E quindi mi sono sentita come un problema. Poi nelle ore di ginnastica, se si dovevano fare delle squadre, io venivo sempre scelta per ultima. Mi sentivo una fallita, letteralmente una fallita. Poi è successo che, sempre in quel periodo là del corso, diciamo così, di ballo, in cui ho avuto, diciamo, questa fregatura, c'era una manifestazione, appunto, di ballo che non aveva nulla a che fare col corso, assolutamente. Era una cosa della scuola in cui tutti gli studenti dovevano partecipare. E io sono stata l'unica sfigata in tutta la scuola, non nella classe, in tutta la scuola, a non aver avuto l'onore di partecipare, perché se partecipavo, stando agli occhi della professoressa, avrei fatto soltanto brutta figura davanti a tutti. Una volta che, diciamo, nel frattempo passano gli anni, mi diplomo, diciamo così. Una volta che appunto prendo il diploma, io decido di fare ginnastica ritmica. E praticamente lì ci sono stati un sacco di pregiudizi, ma tu che vuoi fare? Tu ormai c'hai 20 anni, quindi non puoi fare quello, non puoi raggiungere quel livello là, tu così. Addirittura io avevo pubblicato, perché prima avevo un altro canale, un video in cui facevo ginnastica, chiaramente avevo specificato, lo faccio da pochi mesi, in cui ho ricevuto non critiche, ma insulti, tipo pensa a dimagrire prima di fare queste puntini puntini, oppure quello che fai tu non è ginnastica ritmica, fai schifo e cos'è così. Poi è successo che ho avuto una brutta esperienza con alcuni allenatori di una determinata palestra che sta a Chieti. Che praticamente questi qua, senza che io avessi detto né A né B, si dovevano permettere di giudicare quello che facevo io prima che scoppiasse questa pandemia mondiale, perché io prima mi allenavo praticamente fuori casa, andavo al Tricalle, mi allenavo lì, e questi qua dovevano sempre appunto mettere i puntini sulle i. Ma se io non sono una loro atleta, tu non mi puoi venire a giudicare quello che faccio. Se volevo essere giudicata, venivo nella tua palestra. Quindi, in realtà, ragazzi, se io ho scelto, diciamo, la strada di essere autodidatta, è proprio per evitare queste persone che in passato mi hanno fatta stare male. Ci sono state delle persone che mi hanno detto: ma tu perché non provi altre palestre? Perché le palestre, ragazzi, io le ho girate tantissime e sono tutte uguali. Che non è che cambia, perché tanto io la penso in questo modo, che se vado in un'altra palestra, cioè le palestre sono tutte così. E poi pensano principalmente gli allenatori, per quel che ho visto, al guadagno. Cioè, appena mi vedono che io faccio ginnastica ritmica o ginnastica artistica o pattinaggio, non è che dicono vieni nella mia palestra che vorrei averti come atleta. Vieni nella mia palestra, dunque il corso
costa tanto. Poi ci sta l'iscrizione che, ma che so io, un fenomeno da baraccone, scusatemi. Non lo fanno per amore, ma lo fanno per i soldi, per il denaro. E io non, col cavolo che vado in queste palestre. Cioè, o si fa per amore o non si fa proprio per me. Ecco perché ho scelto di allenarmi da autodidatta, solo per quello, ragazzi, solo per quello. Per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!